un'intera ala, l'ala San Tommaso, nota con il termine di studentato dell'ex convento del 1200 del complesso di San Domenico Maggiore a Napoli, che dal 1864 ospita l'istituto tecnico e professionale fondato da Alfonso Casanova e lui intitolato, è stata restituita questa mattina agli studenti dopo un intenso intervento di riqualificazione. Dagli anni Ottanta, infatti, anche in seguito al terremoto, l'ala San Tommaso era preclusa agli usi scolastici per motivi strutturali e versava in condizioni di assoluta fatiscenza. Da oggi invece 1.300 allievi dell'istituto potranno fruire di altre 8 aule dotate delle più moderne tecnologie. Per i lavori coordinati dai tecnici della città metropolitana di Napoli è stato utilizzato un finanziamento europeo di fondi FESR pari a 750.000 euro. Con questo intervento si va ad arricchire l'offerta formativa in un'area complessa ma di straordinaria bellezza, il più grande centro storico patrimonio dell'UNESCO. Devo dire che la nostra amministrazione, intendo sia città di Napoli che città metropolitana, ha fatto e farà tantissimo sulla scuola, anche prendendosi delle responsabilità di impiego di risorse superando vincoli stringenti di finanza pubblica. Lo stiamo facendo oggi qui al Casanova, lo faremo nei prossimi giorni a Napoli e negli altri comuni della città metropolitana. Abbiamo fatto davvero tanto e sfido chiunque a dimostrare che qualcuno abbia fatto in un momento storico così difficile più di noi sulla scuola comunale e sulla scuola pubblica in generale, come quindi comune di Napoli e città metropolitana. E tante altre belle cose vedrete per la scuola nei prossimi mesi e nei prossimi anni.